ringrazio perché mi ha chiesto cosa faccio. Io ti ho risposto: faccio il mago. Ma faccio il mago davvero, poi, perché il ruolo dell'architetto oggi è cambiato sostanzialmente. Prima l'architetto progettava e costruiva storie con l'uso della squadra, della matita. Oggi c'è tanta tecnologia, oggi il tempo però è cambiato, l'economia del mondo è cambiata. Allora l'architetto deve diventare un mago. Io mi sento un po' magico perché penso le cose guardando sempre fuori dalla scatola. Ne prova il lavoro che da anni faccio con Adrenalina. Lo stand di Adrenalina parla di questo, di un nuovo tipo di progetto innamorato che ride, ecco, e sorride al maltempo e al malumore, e per definire nuovi campi possibili legati a possibili nuovi modi di fare. Io credo che l'uomo adesso ha bisogno di riappropriarsi delle sensazioni, di ricostruire un rapporto fra uomo e uomo, fra uomo e spazio. Più che parlarti del dettaglio dell'oggetto fatto per il salone, voglio lanciare questo messaggio a chi ascolta. Credo che oggi ci sia bisogno di ritrovare pace ed emozione attraverso progetti etici. Io credo che oggi sia importantissimo immaginare di costruire prodotti con un senso diverso, immaginando di porre, ti faccio un esempio, su una sedia 4 viti e non 8. Quindi pensare a progetti sostenibili in termini commerciali, di logica connessa al mondo dell'ecocompatibilità, per provare a far sì che il nostro mondo in futuro sia veramente migliore. Dal mago è tutto, arrivederci alla prossima puntata.